Antonio per tutti ragazzi, qui Mr. Frank vi parla. Bentornati con questo nuovo video che è un unboxing delle Astro A40 versione con il Mixamp Pro che ci ha fornito veramente molto molto gentilmente GameXP. Link in descrizione ragazzi del sito, andate veramente a vederlo perché ha veramente tantissime cose interessanti per quanto riguarda il comparto del gaming sia su console ma anche su PC per quanto riguarda headset eccetera. Comunque, andiamo a vedere cosa offre questa confezione, che già nella scatola si mostra molto ben fatta. Cuffie che hanno un Dolby Surround 5.1 che viene sfruttato appieno sia su console che su PC. All'interno della scatola troviamo subito le cuffie, di cui parleremo tra pochissimo più nel dettaglio, ma che vi anticipo già essere veramente molto molto comode e dotate di una qualità audio veramente superlativa. Il Mixamp Pro, che è altrettanto fondamentale per il corretto funzionamento delle cuffie e per sfruttare appieno il potenziale delle cuffie, e poi il microfono con tutti i vari cavi. Le cuffie che sono veramente molto ben fatte in termini di qualità e danno un senso veramente di robustezza e di solidità, anche per il fatto che pesano comunque abbastanza, c'è da dirlo, non sono esattamente leggere, comunque molto snodabili e anche orientabili. E poi si possono allungare, insomma, a seconda delle varie conformazioni che avete voi della testa, come vi rimane più comodo. Il Mixamp, come dicevamo, fondamentale per sfruttare appieno il potenziale delle cuffie, e ha due pannelli principali dove si possono regolare i volumi, quello generale e quello di gioco, seconda che si voglia avere un volume di gioco più verso il gioco o verso il chat party. I vari pulsanti che troviamo poi sul dispositivo sono l'equalizzatore sulla sinistra e a destra invece il pulsante per attivare o disattivare il Dolby Surround. Nella parte posteriore troviamo tante aperture che sono due per le casse, per le cuffie e per connetterlo al joystick. Poi sulla parte superiore invece troviamo l'apertura per il cavo ottico, per MP3, per la stream, per tutto in un unico ingresso e per il micro USB per collegare Mixamp stesso. Il microfono che si collega a entrambi i padiglioni delle Astro, basta cambiare soltanto la placchetta, diciamo, del padiglione ed è veramente molto orientabile. La qualità del microfono è quella che state sentendo in questo momento, per in quanto sto usando questo microfono. Per quanto riguarda il cablaggio, troviamo un micro USB per collegare il Mixamp, un jack per collegare eventualmente altre cuffie, di cavo ottico da collegare a PC o console e infine un altro cavo jack con un dispositivo per mutare o attivare il microfono delle Astro, da collegare dalle Astro al Mixamp e uno sdoppiatore da collegare al PC per far funzionare correttamente le cuffie con il PC, appunto. Troviamo poi un manuale utente che è veramente molto ben fatto, che spiega in pochi passaggi semplici come collegare il tutto alle varie console, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox, eccetera. Quindi veramente molto ben fatto. Passiamo ora a una chicca, a una sorpresina che ci ha fatto GameXP, ossia i Control Freak in versione Black Ops 3. Cosa sono i Control Freak? Sono delle estensioni, diciamo, del nostro analogico che vanno poste sopra l'analogico, che servono ad aumentare la superficie di contatto dell'analogico stesso con il vostro pollice per darvi più accuratezza e più precisione, soprattutto in fase di mira e di movimento. Sono veramente molto molto comodi, oltre al fatto di essere versione Black Ops 3, che sappiamo di essere, insomma, fortemente atteso. Sono veramente molto comodi, ragazzi, la differenza, anche se ero un po' scettico, si sente davvero. Basta prenderci un po' mano con un paio di ore di gioco e poi non se ne fa veramente più a meno. Comunque, ragazzi, questo era tutto quello che avevamo da dirvi per questo unboxing. Grazie ancora a GameXP per i fantastici regali. Troverete, ripeto, i link in descrizione. Passateci. Fateci sapere cosa ne pensate di questi due prodotti. Un saluto da Mr. Frank e ci vediamo con un prossimo video.